molecole sono aggregati di atomi. Tutti conoscono la molecola d'acqua, H2O, no? Ma ci sono molecole molto più complicate, e comunque le molecole bisogna avere bene in testa che sono piccolissime, però hanno delle forme, delle dimensioni e quindi delle proprietà molto specifiche. Non so, l'esempio che faccio ai miei studenti è questo: se avete una rosa in mano, sentite l'odore della rosa. Perché? Perché dalla rosa, la rosa emette delle sostanze così piccole che il chimico chiama molecole, che arrivano al vostro naso, si combinano ad altre molecole, di cui un impulso nervoso vi dà la sensazione del profumo di rosa. Ma se anziché una rosa avete un ciclamino in mano, anche lui emette molecole, ma sono diverse da quelle della rosa, quindi si combinano nel naso con dei recettori diversi e salta fuori che noi sentiamo l'odore del ciclamino. No, per capire che le molecole sono cose piccolissime ma molto specifiche, con proprietà molto specifiche. Ecco, le dimensioni delle molecole sono dell'ordine del nanometro. Il nanometro è il miliardesimo di metro. Una cosa in piccolo, in modo inconcepibile, tant'è vero che si fa persino a stento, si crede che esistano queste molecole. Vabbè, lo speriamo bene che ci sono, ma insomma, perché se vado a raccontare, per esempio, che in una goccia d'acqua ci sono tante molecole, che se mi metto a contarle una al secondo, le molecole di una goccia d'acqua, ci metto 30.000 miliardi di anni, e chi ci crede? Non ci si crede. Eppure è così, cioè i chimici, pur senza vederle, hanno individuato tutte le proprietà delle molecole in questi ultimi 150 anni, quindi sanno tutto, sanno come sono fatte, storte, dritte, se vibrano, non vibrano, grandi, piccole. Allora, le molecole, appunto, avendo delle caratteristiche specifiche, ognuno ha una sua forma, ognuno ha una sua, diciamo, proprietà elettronica, capacità di assorbire luce, di trasferire elettroni, insomma, sono come dei pezzi che io poi posso usare per montarli fra di loro, montarli assieme, così come fa l'ingegnere per costruire un dispositivo macroscopico. Non so, come fa un ingegnere per fare un asciugacapelli, per esempio? Prende una resistenza, prende un filo, prende un ventilatore, poi li monta nel modo giusto e viene fuori l'aria calda. Da pezzi, ciascuno dei quali fa una sua funzione molto più limitata. Ecco, il chimico al giorno d'oggi è diventato abbastanza bravo da agire nello stesso modo, cioè in modo ingegneristico, ma con le molecole, perché è in grado non solo di sintetizzare molecole che hanno certe proprietà, ma oggi è in grado anche di collegarle, queste molecole, fra di loro. Allora, se le progetta bene e le assembla bene, ottiene un qualcosa che svolge una funzione che può essere un movimento meccanico, per esempio. Ebbene, noi, non so, penso una ventina d'anni fa, lavorando su certe molecole composte di rutenio, che sono quelle che usiamo ancora al giorno d'oggi, ci accorgemmo che potevano forse essere usati in delle reazioni chiamate reazioni oscillanti. Le reazioni oscillanti sono cose molto complicate, sono reazioni che, contrariamente a quanto succede, che è questo: se io prendo una sostanza A, una sostanza B, le faccio reagire, A e B diminuiscono e si formano i prodotti in modo, diciamo, più o meno costante. Invece le reazioni oscillanti, c'è appunto un'oscillazione nella formazione di prodotti intermedi che prima crescono, poi diminuiscono, poi crescono, poi diminuiscono. Allora ci accorgemmo che queste sostanze che avevamo fra le mani, accoppiate a queste reazioni oscillanti, potevano portare a emissione di luce, quella che si chiama chemiluminescenza, non so, quelli che hanno i pesci, per esempio, no? Che con processi biologici emettono luce, si può fare anche in laboratorio con sostanze artificiali. Allora, accoppiando queste reazioni di chemiluminescenza che studiavamo da una parte, con queste reazioni oscillanti, ci siamo accorti che si poteva forse fare una lucciola artificiale, cioè un qualcosa che emetteva, poi smetteva. Infatti l'abbiamo fatta, questa lucciola artificiale, che non serve a niente, è un puro esercizio, così come posso dire, intellettuale, ma è curioso vedere come con delle cose costruite in laboratorio si possa fare una specie di lucciola. La lucciola è molto più brava, la nostra è una cosa così del tutto artificiale. La fotochimica, come dice la parola, fotochimica, sono le reazioni chimiche prodotte dalla luce. Ecco, bisogna pensare che la luce, cioè che ogni sostanza chimica assorbe luce, no? Se la sostanza è colorata, vuol dire che assorbe luce visibile. Se non è colorata, assorberà nell'ultravioletto, da qualche parte assorbe, insomma. Allora, cosa succede? Che quando una molecola, di quelle di cui parlavamo prima, assorbe luce, cambia proprietà, perché
diciamo, le proprietà chimiche della molecola sono legate a come sono messi gli elettroni nella molecola stessa. Io con la luce vado a pizzicare gli elettroni, ne sposto uno e lo metto in un'altra posizione della molecola, per cui la molecola a delle volte addirittura cambia conformazione o certamente cambia proprietà. Non so se prima aveva la possibilità, supponiamo, di fare da ossidante, dopo lo è di più. Insomma, questi cosiddetti stati eccitati che si ottengono facendo assorbire un fotone a una molecola hanno delle energie nella pancia che possono usare in altri modi e quindi possono spaccare la molecola, possono dare luce, luminescenza, possono fare degli altri processi. Quindi la fotochimica è la chimica che si ottiene quando le molecole vengono eccitate con la luce. Questa fotosintesi artificiale è un problema molto complesso. In qualche modo, imitando la natura, diciamo, bisogna riuscire a mettere insieme vari processi. Dunque, la luce deve essere assorbita da dei gruppi, appunto, funzionali colorati, perché si tratta di luce visibile, luce solare visibile. Poi l'energia è convogliata in un centro di reazione dove deve causare una cosiddetta separazione di carica, cioè un più da una parte e un meno dall'altra. Poi, col più, diciamo, con la carica positiva che si è creata, che noi chimici chiamiamo un ossidante, ecco, dovremmo produrre ossigeno dall'acqua, e col meno, che è un riducente chimicamente parlando, si dovrebbe produrre idrogeno. Ora, diciamo, dopo questa prima separazione di carica, deve succedere che, appunto, le cariche positive o negative debbono essere, per così dire, raggruppate, convogliate in catalizzatori, insomma, catalizzatori, perché il problema è questo, che quando arriva un fotone sposta un elettrone, cioè causa quindi un più e un meno. Poi però, per svolgere ossigeno dall'acqua, ci vuole un'azione cooperativa di quattro cariche, non di una sola. Quindi ci vuole un qualcosa di intermedio, una specie di pool, di vasca, come posso dire, che poi è un catalizzatore, che raggruppa queste cariche e poi le utilizza tutte insieme. Ecco, questo qui è un problema grosso. In natura c'è quel famoso complesso che svolge ossigeno, che ha studiato il professor Barber, che in un modo quasi miracoloso, appunto, riesce a raccogliere quattro cariche e poi usarle insieme per produrre ossigeno dall'acqua. E quella è una cosa che non c'entra più con la luce, c'entra con la possibilità di organizzare questi processi ossidoriduttivi multielettronici, e lì la ricerca, diciamo, è abbastanza indietro, perché è un processo complicato.